Oggi amici, eccomi qui, sono tornato con un nuovo video. Allora ragazzi, io avevo promesso un video un po' particolare, che io dovevo parlare di una cosa che è accaduta nel mondo del calcio, però, voglio farvi una proposta ragazzi. Se volete sapere questa cosa, arriviamo almeno a 10 o massimo 15 like, anzi facciamo 10 like per dirvi cosa penso, diciamo, di questa cosa che devo dirvi, e così scoprirete quello che ho da dire, perché sono tante cose da dire, tante. Poi ho fatto un pensiero ragazzi. Allora. Ragazzi miei, sono un po' pazzo. Se l'Inter quest'anno, io lo spero, vinca lo scudetto, io farò un video sul mio terrazzo, metto il telefono a registrare, mi prendo un secchio d'acqua e me lo butto addosso. Però, in primis ci vuole che l'Inter vinca lo scudetto. Questo è sicurato, deve essere sicuro. E in più lasciate tanti like e iscrizione al canale. Iscrizione al canale, ragazzi. E poi vedremo come andrà. Quindi, ragazzi, forza, 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 arricchiamoci sempre di più. Allora, ragazzi, volevo parlare di una questione un po', diciamo, delicata. Non volevo parlare tanto di mercato, perché però ci arriveremo anche lì. Il problema è che sento delle chiacchiere assurde, diciamo. Come sapete, questo coronavirus ha bloccato molte società, a parte il Manchester City, il PSG, che sono le più ricche in questo momento. Il Chelsea sta facendo un mercato assurdo. Ecco, ha speso 100 milioni per un giocatore e adesso deve vendere, vendere, vendere. Quello che voglio dire, ragazzi, è che si dice che l'Inter non ha soldi, il governo, diciamo, Suning non può dare i soldi perché per il fatto del coronavirus in Cina. Allora, chiariamo una cosa, ragazzi. L'Inter non è che non ha comprato nessuno, poche parole. È arrivato a comprare Hakimi a 40 milioni. Ha preso comunque i riscatti senza Barella. Su per giù ha speso quasi 75-80 milioni in tutto tra Hakimi e loro. Questo non significa che l'Inter non abbia speso niente. Ha preso Kolarov per 2 milioni. E voi dite che schifo? No, a me non piace Kolarov, però che schifo, non lo dico. Allora, ragazzi miei, adesso vi faccio degli esempi perché la Juventus, la Roma, la Lazio, varie squadre come il Milan, che giocatore hanno preso? Il Milan ha preso quel giocatore del Real Madrid e non si sa, ha preso Tonali, ci sta pure, però il Milan ha speso solo almeno 35 milioni, se tutto 38 quelli che sì, noi ne abbiamo spesi 75 in tutto quasi. E poi il mercati. Quelli sono, cioè, nessuna squadra, specialmente italiana, sta spendendo tanto. Per dire il Barça non sta spendendo niente, ancora non si è visto niente. Il Real Madrid ancora non si è mosso. La Lazio che ha comprato, poi l'ho detto, è un tirchio che non ne dico proprio, lasciamo perdere, perché quello è proprio un tirchio, io, perché quello non ho neanche. Vabbè, lasciamo stare, voi sapete com'è fatto. La Roma, che cosa ha preso? Che cosa ha preso? Solamente quel giocatore. Comunque, non so neanche quanto è costato, ma non sono giocatori di alta classe. La Juve, ecco, parliamo della grande Juventus perché qua si parla sempre di Juve. Allora, ditemi, la Juve cosa ha preso? A parte Arthur con lo scambio di Pjanic per regolare, diciamo, il bilancio, ok? Per avere una plusvalenza, ma più che altro, che ha preso Kulusevski e poi dovrebbe arrivare Suarez. Non si sa se arriva Suarez, o se arriva Dzeko, o se arriva. Non si sa.
Non si sa, ma se dovrebbe arrivare Suarez, arriverebbe o con pochi soldi o a zero. Se a Zeco non so il prezzo, ma credo che sia poco, ma poi stanno pensando anche a Cavani. Ma fino ad ora nessuno ha speso tanto, nessuno ha speso tanto. Allora mi dovete spiegare perché solamente l'Inter viene criticata, viene scritta, perché poi noi siamo abituati a queste cose, quello è il problema. Però il fatto che tanti giornalisti, tante, come si dice, pure Di Marzio, poi tutta questa stronzata, vabbè, certe volte quello dice cose assurde, non, meglio non pensarci. Anche i giornali, su internet, voi vedete quante cose. Su internet, ragazzi, c'è quanta falsità, perché uno scrive su Google calciomercato Inter, ti escono tanti di quei nomi che tu non hai idea e poi non te li sogni neanche. Allora non c'è. Cerchiamo di essere concreti. Perché si parla solamente di... Perché si parla solo di Inter? Perché? E questo vuol dire... Tutte le società non possono spendere o non hanno soldi. Noi per vendere, noi per avere soldi dobbiamo fare le plusvalenze, dobbiamo vendere. Uno come Brozovic, tutti quegli esuberi. Ma c'è un mese davanti. Ma pure se non li vendiamo tutti quegli esuberi, almeno credo meno della metà, la metà qualcuno lo vendiamo. Io credo che tra uno, tra Brozovic e Skriniar, secondo me partono. E i soldi così bisogna farli quest'anno, ma è normale, bisogna fare i soldi con le cessioni. Non è che tu mi vai a dire che qua solo l'Inter non ha soldi, non è vero, non è vero, perché i soldi comunque li ha cacciati già da prima e poi allo stesso tempo, chi è che ha tenuto i soldi in questo, in che società? Non... Difatti adesso poi il calcio è cambiato, ragazzi, è cambiato perché poi... Perché poi ho sentito anche tante critiche verso la Cina, questi non vogliono spendere, qua e là. Ma come non vogliono spendere? Ma cosa diciamo? Hanno speso 80 milioni per chi? Per Lukaku. Già 80 milioni per Lukaku non sono, e sono già tanti. Sono già tanti, ragazzi. Che giocatori sono arrivati poi l'anno scorso? Cioè, comunque c'è stato. Sono arrivati Sensi, c'è Barella. Sono arrivati giocatori importanti, importanti che poi sono stati riscattati adesso, come Sanchez del resto, come Sanchez del resto. Allora mi hai preso uno come Godin, vabbè, Godin arriva da zero, va bene. Mi hai preso poi Eriksen a 20 milioni, comunque sono già 100 milioni e passa. E non è che l'Inter non ha speso, non ha speso perché poi ha anche venduto, ha anche preso la plusvalenza di Icardi. Cioè non è che qua... E poi con i soldi di Icardi hanno riscattato questi giocatori, hanno preso anche Hakimi. Allora, dove il punto è questo? Bisogna fare i soldi vendendo. Basta. È inutile che qua si parla solo di Inter, perché tutte le società... Ditemi la Roma, che giocatori hanno preso? Ditemi il Milan, a parte Ibra, che è solo l'unico secondo me buono là in mezzo, e Theo Hernandez. Il resto che cosa ha preso? Quel giocatore del Madrid? Non si sa com'è, ma non è chissà che giocatore. La Lazio cosa ha preso? Lo dite un pirchio, lasciamo stare. Ditemi voi, il Napoli cosa ha preso? Il Napoli cosa ha preso? Ma niente per il Napoli, per amor di Dio. Ma il Napoli ha preso Osimhen. Osimhen, ragazzi, è un giocatore forte e lo dico. Però, ragazzi miei, lo dico e lo ripeto, lo dico e lo ripeto. Ci vogliono giocatori anche di esperienza. Quello che io voglio far capire a tante persone. Ci vogliono giocatori di esperienza per fare una squadra. Giovani talentuosi e di alta esperienza per vincere. Allora, tutti poi parlano del male dell'Inter che non ha preso Tonali. Tonali, se non si è preso, c'è stato un motivo. C'è stato un motivo perché Conte ha un altro progetto in mente. E Marotta, con tutti questi problemi, sta prendendo Vidal, anche a zero. Domani si svincola in metà settimana a Milano. C'è il guerriero che voleva Conte. Il guerriero che voleva Conte arriverà. Credo che arriverà. Caspiterina, forse anche ora. Allora, non parliamo solamente di... Perché? Perché poi tante persone ci credono a queste stronzate. Perché poi io ho letto ieri, poi ho letto anche oggi una notizia che non c'erano soldi. E ho fatto un ragionamento. Ma allora, ma qua nessuno c'ha soldi. Nessuno ce l'ha.
Capite? Cioè, allora, che devo dire? Scusatemi, ragazzi, bisogna essere concreti, bisogna essere comunque molto concreti per fare delle, come dire, delle supposizioni del genere. Adesso, dai, un po' di concretezza dovrebbe, ci deve stare perché non è possibile, non è possibile. Il calcio è cambiato, se c'era pure Moratti. Perché mo criticano questi cinesi, ma qua se c'era Moratti era la stessa cosa, agiva la stessa maniera. Ma poi il calcio è tutto cambiato, è tutta un'altra cosa, perché le società adesso si autofinanziano per comunque, per forza. Ma sono delle tattiche, ma comunque non solo l'Inter, non lo so. L'Inter deve svendere come le altre squadre. Come l'altra squadra, e ci vuole un mese ancora prima che finisce. Quindi stiamo calmi, ragazzi. Il 19 comincia il campionato. Noi dovremmo giocare, come ho capito, tra la seconda e la terza giornata di settembre. Quindi noi dovremmo giocare il 23. Noi giocheremo il 23. Allora, quindi stiamo calmi. Abbiate pietà, no, o il 23 o il 30 se non sbaglio, non mi ricordo, vi dirò meglio. Comunque, abbiate pietà. Bene, ragazzi, iscrizione al canale, ricordatevi quello che vi ho detto, arriviamo almeno massimo 10 o 15, quanti volete voi di like per dirvi quello che devo dirvi. E iscrizione al canale, commenti, pollice in su e la promessa che vi ho fatto. Se l'Inter vince lo scudetto, io mi bagno col secchio d'acqua, però anche in cambio voglio anche delle iscrizioni, voglio che vi iscrivete, ragazzi, per il canale si deve arricchire e lo stesso tempo dei pollici, dei like. Sperando prima che vince lo scudetto l'Inter, sperando prima, ma chissà. Bene, ragazzi, nel ragione del dolore all'Inter ho giocato d'amore sempre comunque amala. Sigla.